Suzhou è la città dei laghi, è detta la Venezia cinese e si vede dalla cura e dalla pulizia di questi fiumi che attraversano la città. È davvero splendido. Mi chiamo Davide Chinello, sono il direttore vendite della società HydroChina, che è una piccola impresa a capitale totalmente straniero che si occupa del trattamento di acque industriali e sistemi per il trattamento acque e reflui. Ha l'obiettivo di seguire il mercato cinese e di fare da ponte tra la società italiana e questo importante mercato in continua espansione e sempre più importante nel settore delle tecnologie ambientali. Siamo specializzata nella progettazione, produzione ed installazione di soluzioni per il trattamento delle acque reflue e sistemi a scarico zero. Hello，你好，你好。欢迎欢迎。这一款设备采用了一种新型的抽真空方式。Our customer has a production of wastewater with a very high content of chlorine. I would like to know how this machine can manage this particular request from the customer to treat this chlorine, this problem. 针对这一类的废水，我们就需要把就是蒸发罐的主体。Una delle principali complessità che HydroChina ha dovuto affrontare nel corso della sua attività in Cina è quella di andare a spiegare l'importanza di installare soluzioni adatte al proprio sistema. Questo significa che a problemi complessi corrispondono soluzioni complesse e rispettare gli standard imposti dalle regolamentazioni. This solvent distiller can treat a whole range of solvent. Which type of solvent can treat? 那种易炸易爆的那种溶剂，就是要特别注意。但基本有机类的溶剂都是可以回收的。Le soluzioni che noi forniamo ai nostri clienti sono personalizzate. Nel corso degli anni abbiamo quindi sviluppato in Cina un vasto network di partner e fornitori che ci consentano di fornire un servizio e di realizzare degli impianti con il massimo dei livelli qualitativi disponibili a livello internazionale e riuscire ad operare competitivamente nel mercato cinese per i nostri clienti. Si tratta di aziende sia totalmente cinesi, ma anche di grandi gruppi internazionali, italiani, ma di tutto il mondo. Alberto, Ciao Davide. ciao, buon Ciao, pomeriggio, ciao. ciao, Prego, prego. grazie mille. Allora, tutto a posto? Sì, tutto bene, tu come stai? Io tutto bene. Sicuramente nel nuovo impianto porteremo avanti quanto è già stato fatto nell'impianto attuale e quindi ci affideremo a Idroitalia e alla sua esperienza, come hai detto te, trentennale, che è molto importante. Per noi questo è un piacere, voi siete il nostro più prestigioso cliente che abbiamo, siete un cliente storico e quindi i servizi che vogliamo fornirvi saranno sempre al top. Avendo vissuto in Cina per un periodo piuttosto lungo, si tratta quasi ormai di 10 anni, ho percepito una crescente preoccupazione e una crescente importanza data dal governo cinese e anche dai cittadini cinesi sul tema ambientale. Quando all'inizio della mia carriera lavorativa, sempre nell'ambito delle tecnologie ambientali, qui in Cina, si parla del 2011, spiegavo quello che facevo, quello di cui si occupava la mia azienda, c'era un interesse forse legato solo al fatto che si trattava di tecnologie straniere e quindi ritenute forse più all'avanguardia. Quando invece lo stesso tipo di discorso viene fatto oggi, l'interesse è focalizzato non sulla tecnologia, ma sui risultati di quella tecnologia.
ossia la tutela dell'ambiente. Questa è una città che continua a essere pulita, famosa per il suo verde, è una città di laghi bellissimi. Grazie alla sua importanza economica ci sono potuti incontrare numerose realtà e stili di vita cinesi, ma anche internazionali. C'è una fortissima comunità italiana e questo sicuramente mi ha permesso di sentirmi ancora più a mio agio a vivere in questa splendida città.